La parrocchia la dobbiamo concepire come la famiglia delle famiglie che risiedono su un determinato territorio. E la comunità cristiana ha bisogno di un luogo di preghiera, il Tempio, ha bisogno di aule per esercitare la ministerialità, quella dell'evangelizzazione, quella della carità, ma la comunità ha bisogno anche di uno spazio ricreativo. Così Sua Eccellenza Monsignor Giovan Battista Pichieri, arcivescovo della diocesi di Trani Barletta Bicelli, in occasione dell'inaugurazione e benedizione dell'area che verrà utilizzata quale oratorio nella parrocchia San Nicola della Civitas Maria. Un'intera comunità entusiasta per un sogno che si realizza. Si realizza il sogno, l'accadimento insperato, perché già il parroco fondatore di questa comunità parrocchiale, Don Michele Tatò, sognava uno spazio per i bambini. E dopo oltre 30 anni finalmente le istituzioni civili e religiose si sono incontrate, hanno dialogato, e se il sogno viene vissuto da soli rimane soltanto un sogno, ma se il sogno viene vissuto insieme diventa realtà. Con la partecipazione di tutti questo sogno oggi è realtà. Dobbiamo imparare tutti a declinare al presente il verbo partecipare. Ognuno per se stesso è ciò che dice il mondo, gli uni verso gli altri è ciò che ci dice il Vangelo. Una solenne celebrazione eucaristica per ringraziare il Dio della misericordia e a seguire momenti di festa e condivisione. Inaugurata la presenza di autorità civili e religiose, un'area di circa 1500 metri quadrati, così come stabilito in Consiglio Comunale in data 20 marzo. Un momento a Barletta, espressione di coesione sociale. Rappresenta un momento di grande coesione sociale che il Consiglio Comunale di Barletta ha voluto esprimere concedendo quest'area alla parrocchia di San Nicola per poter esprimere quello che è il raccordo della comunità in un quartiere così densamente popolato con tante giovani coppie, con nuove giovani famiglie, mancavano e mancano ancora grandi servizi e assistenza familiare, per cui è un primo passo per riorganizzare sicuramente una parte urbana della città già coinvolta da lavori di opere pubbliche come il sottopasso di Via Einaudi, in cui si aggancia questa operazione in cui si vanno a collocare spazi pubblici per l'aggregazione e la coesione sociale, come anche l'oratorio della parrocchia di San Nicola.